Salve a tutti amici, amanti dei bei libri e delle chiacchierate semiserie. La mia ospite del giorno è una scrittrice, si chiama Marcella Ricci. Ciao Marcella, grazie per aver accettato il mio invito. Ciao Rosanna, grazie a te per questa opportunità, grazie mille. È stato un piacere. Ti piacerebbe raccontarci qualcosa di te? Chi sei e chi sogni di diventare? Beh, chi sogno di diventare? Diciamo che alla mia età ormai sono già diventata, ecco. Sì, io sono laureata in biologia, mi occupo da sempre di divulgazione naturalistica, anche di educazione ambientale. Ho quindi un'attività che si occupa di questo e faccio anche però l'insegnante alle scuole superiori, quindi insegno biologia e chimica alle scuole superiori, per cui ho due lavori. La scrittura è, diciamo, il terzo, che è una via di mezzo tra l'hobby e il lavoro, insomma, più hobby che lavoro, però è una cosa che mi è sempre piaciuta e quindi che ho sempre fatto, insomma, ho sempre scritto. Poi pubblicare libri sono arrivati un paio d'anni fa, la prima pubblicazione. Praticamente ho pubblicato dei libri che avevo scritto tanti anni fa, Rivisti e Corretti, che sono rimasti lì. Diciamo che la nascita degli ebook, quindi, ha sicuramente permesso a degli esordienti, come me, anche se non sono giovanissima, però non avevo mai pubblicato nulla, quindi però sicuramente facendo gli ebook le piccole case editrici, ma anche quelle più grosse, hanno avuto l'opportunità di pubblicare anche da sconosciuti senza rischiare, diciamo, troppo. E quindi questa sicuramente è un'opportunità enorme che è stata data a me e a tutti quelli che, come me, hanno iniziato a pubblicare da pochi anni, grazie a questa rivoluzione digitale, diciamo. Dai, parlaci un po' della tua scrittura. Quali sono le tue opere? Allora, io attualmente ho pubblicato tre libri e il quarto uscirà, spero, in aprile, perché abbiamo rallentato un pochino l'editing, ma adesso stiamo riprendendo. Io, vabbè, scrivo, diciamo, non dico un po' di tutto, no, però ho scritto un romance contemporaneo, che è stato il primo che è stato pubblicato. Poi ho scritto uno storico, ambientato tra i pirati dei Caraibi, quindi uno storico con avventura e amore. E poi ho pubblicato un fantasy favola, chiamiamolo così, con la Mursia, perché ho fatto un concorso con loro 2 anni fa, sono finita in finale, però non ho vinto, però nonostante questo il libro a loro è piaciuto perché è un po' particolare e quindi hanno deciso di pubblicarlo. E adesso pubblicherò un quarto libro con una casa editrice con cui ho già appunto lavorato, che è la Literati Romance. Un altro storico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi molto drammatico. E poi appunto ho pubblicato con la Marat Edizioni la vita di noi due, che è questo romance contemporaneo, che è una seconda edizione, l'avevo già pubblicato, poi l'ho ripubblicato con loro, mi sono trovata molto bene con la Marat, quindi anzi che mi ha dato fiducia nel ripubblicare un libro già uscito e quindi è diventato quindi il terzo libro uscito, diciamo, del 2019, perché in realtà sono stati tutti pubblicati nel 2019, a distanza di alcuni mesi uno dall'altro. E cosa ti ispira maggiormente quando scrivi? Allora, come dicevo prima, io già ho scritto questi libri tantissimi anni fa, perché io ho sempre scritto, no? Fin da quando ero ragazzina. Con le mie compagne di classe, ricordo alle superiori, scrivevamo delle storie. Ho anche un romanzo scritto tutto a macchina di penso 400 pagine, perché ai tempi non esistevano i computer. E sono sempre stati questi romanzi scritti nel cassetto, no? Cioè, lasciati nel cassetto e poi appunto tirati fuori per il motivo che dicevo prima. Beh, sicuramente mi piace immaginare delle storie, delle situazioni, oppure dei contesti che mi piacciono e penso a come introdurci una storia. Ad esempio, questo romance contemporaneo, La vita di noi due, è ambientato per gran parte alle Maldive. Io alle Maldive ho lavorato e ci lavoro ancora con le Maldive. Non vado io più fisicamente, ma andavo ai tempi quando ero più giovane, però ho appunto un'attività là che riguarda appunto la divulgazione naturalistica. E quindi mi era piaciuta l'idea di metterlo dentro un romanzo. Tra l'altro, avevo vissuto anche il dramma dello tsunami del 2004, quindi che viene ripreso nel libro. Poi invece il romanzo con la Mursia, Back dagli occhi azzurri, è ambientato tra i dinosauri, quindi i protagonisti non sono umani e i dinosauri sono sempre stata la mia passione, sia da bambina che da ragazza, ma anche poi studiando paleontologia all'università o successivamente insegnando a scuola, quindi ho inventato questa storia. Poi a me piacciono i film di Walt Disney, quindi ho preso la palla al balzo.
E l'altro è un libro ambientato tra i pirati, che è un'altra mia, non so, non dico passione, però insomma mi piacciono questi tipi di film o di racconti. Non so perché ci trovo un fascino in questi ladri che rubano in mare, forse perché mi piacciono le barche, e quindi è venuto fuori un romanzo d'amore, avventura, eccetera, con i pirati. Ne ho anche in ballo un altro da scrivere, che prima o poi farò, sempre sui pirati. E l'ultimo che deve uscire invece è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, che è un altro periodo storico che a me affascina e però fa anche molto paura, no? Perché poi studiando quello che è successo, perché mi sono dovuta documentare tantissimo, e mi sono anche molto spaventata di quello che è successo, sperando che non succeda più una roba del genere, e di quello che è stato fatto in Italia, nel mondo, ma soprattutto in Italia, visto che il romanzo è ambientato in Italia. La difficoltà di questi libri, dei libri storici, è stata che attualmente con internet è molto più facile, ma siccome io l'ho scritto tanti anni fa, quando internet non esisteva, ricordo che ad esempio per quest'ultimo che devo uscire mi sono dovuta vedere un sacco di film, cercare libri, non è stato facile, anche per quello sui pirati, libri, 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 che poi ai tempi bisognava scovare le librerie perché non c'era Amazon o un catalogo online. Quindi mi giravo tutte le librerie di Milano a cercare dei libri sui pirati, che però fossero fatti in un certo modo, che mi dessero delle informazioni. Anche i film, e adesso magari li trovi più facilmente. Ai tempi c'erano le cassette, le videocassette, quindi dovevi andare a cercare la cassetta che parlava di quella roba lì, e quindi non è stato facile. Adesso sicuramente è molto più semplice, penso, fare un libro ambientato in un periodo storico, perché abbiamo degli archivi diversi, e quindi molto più facili. Ricordo anche pomeriggio passate nelle biblioteche a cercare questi libri, perché non è che ti puoi comprare tutti, quindi poi tanti anni fa, insomma, ho iniziato a lavorare o studiavo, quindi non è che ci fosse tutta questa possibilità di comprare chissà che cosa. Questo. Quando scrivi, segui un rituale particolare? No, nel senso che a me vengono le idee, magari cammino per strada o sono sull'ascensore o sto facendo un altro, mi viene in mente una scena. Quindi me la scrivo e poi la sviluppo. Non ho un rituale particolare, scrivo quando mi viene l'ispirazione. In questo periodo ne ho poca, perché tra la situazione e il resto, insomma, è molto difficile riuscire a mettersi lì a scrivere ex novo. Quindi per ora mi limito all'editing del romanzo che deve uscire, e con cui stiamo procedendo. Ma essendo appassionata di storia, se tu avessi la possibilità di viaggiare nel tempo, c'è un personaggio che ti piacerebbe incontrare? Di quelli storici? Sì. Ma non lo so, a me il passato fa un po' paura, perché ci sono state delle situazioni, soprattutto dal punto di vista anche, diciamo, di non diritti umani o di malattie, che mi spaventano molto. Quindi se uno mi dicesse: vuoi vivere nel passato? No, va bene, sarei nata negli anni 60, quindi va benissimo. No, in particolare no, sinceramente no, non ho mai pensato a questo, no, non mi ci vedo nel passato, a vivere nel passato, ecco, quello no, anche se mi piace, perché comunque è come vivere un mondo veramente parallelo, no? Quindi parlare di personaggi vissuti nel passato, ed è a volte anche difficile, perché pensare a due che devono comunicare senza il telefono, come fai? Quindi lì ti devi veramente inventare e pensare a dei biglietti, a qualcuno che porta una busta a mano, senza magari un servizio di poste, ovviamente. Quindi non è facile, cioè costruire una storia, questa è stata una difficoltà, senza pensare che si potessero telefonare, è veramente complesso. Quindi bisogna trovare altri metodi alternativi, immaginarseli, oppure leggendo libri, guardando film dell'epoca, diciamo. Diciamo che il contemporaneo è molto più facile da scrivere. Sicuramente, perché è la nostra quotidianità e quindi non dobbiamo immaginarci più di tanto. Però a me piacciono gli storici, quindi boh, spero di riuscire a scriverne altri. Mi piacerebbe scrivere anche una sorta di thriller, ho delle idee, però vedremo. Quando finirò di scrivere gli due che ho in ballo, che ne sto scrivendo altri due, e quindi però ci vorrà tempo. C'è un libro che ti ha ispirato particolarmente? Assolutamente sì, io ero appassionata da ragazza, quando avevo 15-20 anni, dei libri di queste scrittrici americane che scrivevano queste bellissime storie d'amore ambientate appunto nel passato, storiche, quindi queste, la Wodewitz o anche altri, che mi piacevano tantissimo, quindi quelle mi hanno ispirato. Io leggendole dicevo: cavoli, ma anche io voglio scrivere delle storie come queste. Infatti
il libro che è uscito con la Literati Romance, Il Veto del Destino, è abbastanza ispirato, diciamo, a queste grandissime autrici e al loro stile, insomma, al loro modo di raccontare. Quello sicuramente. Di autori italiani no, nessuno. Ecco, vabbè, chiaramente a parte i grandi classici, non, attualmente non sto leggendo nulla di loro, non ho letto niente. Più che altro leggo dei saggi, magari di italiani, saggi scientifici che mi piacciono. Quindi romanzi, sto leggendo dei romanzi di alcuni esordienti per vedere un po' come scrivono. E per ora sono belli. Anche gli esordienti possono scrivere dei bei libri, non solo quelli famosi. Sono d'accordo con te, io da 3 anni a questa parte leggo quasi esclusivamente libri di esordienti per il blog, devo Ah, dire la verità. infatti, no, ma in realtà poi anch'io se ci penso, perché magari ho delle amiche che sono anche loro autrici esordienti, quindi ci leggiamo i libri a vicenda, quindi in realtà sì, e devo dire che finora ho trovato qualche libro, magari non mi è piaciuto, però la maggior parte comunque sono stati apprezzati, cioè non hanno nulla da invidiare a magari uno scrittore famoso, adesso non sto parlando dei mostri sacri, per amor del cielo, però magari di qualcuno che ha pubblicato dei libri ed è un po' più famoso, ma non è che siano proprio così eccelsi rispetto magari a quello che può scrivere un esordiente bravo, ovviamente con dietro però una casa editrice seria, perché se una casa editrice che dietro non è seria, allora vengono fuori i pasticci, perché non tutti siamo in grado di scrivere bene. Cioè, magari uno è bravo a scrivere, però deve essere guidato, poi deve essere corretto dalla casa editrice. Allora, la casa editrice seria fa un buon lavoro e quindi viene fuori, secondo me, un buon libro. E altrimenti no, perché tutti facciamo errori, non siamo scrittori professionisti, quindi è chiaro che ci vuole una guida. Esatto, sono d'accordo. Almeno questo è il mio pensiero, poi, che può essere condiviso oppure Quando costruisci un personaggio, no. prendi ispirazione dalle persone che conosci oppure vai a fantasia? No, vado a fantasia totale perché poi io ho questi flash, no? Me li immagino, magari il nome non ce l'ho ancora in mente, però il personaggio sì, mi immagino com'è fisicamente, com'è il colore degli occhi, dei capelli, come può essere descritto. Ed è una sensazione proprio come se fosse una persona che io conosco. E quindi poi cambiare queste caratteristiche, se mi venisse chiesto dalla casa editrice o da qualcuno, no, perché sarebbe un personaggio diverso, anche il carattere. E quindi me lo immagino così. Poi magari è un carattere da sistemare perché magari è troppo duro, troppo spigoloso oppure troppo piagnucolone, non lo so, qualcosa. Allora sì, è giusta. Però il carattere deve rimanere quello perché sennò non può essere cambiato. Però mi immagino proprio fisicamente queste persone. Quindi ogni tanto mi piace anche andare a cercare magari delle foto di attori per dire: ah, questo attore potremmo impersonare quel personaggio. E allora da lì poi puoi immaginare anche le scene perché se hai davanti la persona reale, diciamo, è più facile poi immaginarla muoversi all'incontesto di una storia, no? All'interno di qualche cosa. Quindi fai un casting, fai un Faccio casting un di. casting, brava, sì, esatto. Un po' l'ho imparato da alcune amiche, da una mia amica che si chiama Marta Arvati, con cui stiamo scrivendo un libro, che anche lei è bravissima, fa queste cose, si cerca tutte le foto, e allora le vado un po' dietro, diciamo, faccio un po' come lei, e quindi vado a vedere anche sulle pagine Facebook, a volte mettono, so, il viso del protagonista, e quindi ogni tanto, quando tempo c'è pochissimo, mi piace magari andare a cercare qualche immagine che potrebbe ricordare i personaggi. Il casting, infatti, del futuro film, esatto, sì, mettiamola così, facciamo finta. Com'è scrivere un libro a quattro mani? Allora, io ne ho scritto uno, appunto, quello che è le famose 400 pagine battute a macchina negli anni 80 ormai, del secolo scorso, con un'amica, una compagna di classe, ricordo, quindi eravamo molto in sintonia. E adesso sto scrivendo appunto con Marta Arvati e noi ci troviamo bene, abbiamo due stili completamente diversi, però quando scriviamo insieme riusciamo a uniformarli, non abbiamo capito come mai, ci correggiamo a vicenda, cerchiamo di, però pare che chi ha letto, siccome abbiamo scritto delle fanfiction insieme, quindi e chi lo legge non ha mai notato che magari ci fosse uno stile completamente diverso in una scena o nell'altra, siamo riusciti a uniformarci. E quindi è una cosa che non si spiega, perché i nostri libri hanno stili appunto diversissimi, ma anche trame molto diverse, personaggi diversi, però quando ci mettiamo insieme a scrivere siamo in sintonia, quindi proviamo, insomma, sarà una novità, perché a quattro mani ed è anche un romanzo con i due protagonisti sono due gay, quindi sarà anche un libro un po' particolare perché non l'abbiamo mai
Io non ho mai scritto un romanzo con due protagonisti omosessuali, però ci proviamo, insomma. Vediamo cosa viene fuori. Avete lavorato insieme a delle fanfiction? Che genere di fanfiction? Allora, noi scrivavamo, dico scrivavamo perché ormai non ci scrivo quasi più, su un sito che è FP, Fanfiction, dove tu puoi scrivere delle storie, sia originali, sia su personaggi dei fumetti, TV, serie televisive, telefilm, film che ti piacciono. E quindi abbiamo iniziato a scrivere delle fanfiction su alcuni personaggi di cartoni animati che ci piacevano, sia degli anni passati che quelli attuali. E quindi abbiamo iniziato sia a scrivere ognuna per i fatti nostri, ci siamo conosciute lì, e poi abbiamo scritto anche delle storie insieme, e da lì è nata un po' quest'idea di trasformare una di queste storie in un romanzo, in realtà, cambiando ovviamente i protagonisti perché non potevamo usare quelli di cartoni animati, però lo spunto è stato questo. Quindi stiamo trasferendo questa storia su due personaggi non nostri in personaggi nostri, che è anche molto divertente. Beh, lo immagino. Vediamo cosa viene fuori, sì. È E faticoso lavorare a quattro mani, perché dobbiamo scambiarci file e riguardarli, però si impara tanto perché si impara una dall'altra, e quindi sicuramente è un bel esercizio di scrittura. sicuramente è anche difficile conciliare due personalità differenti, perché tante volte si può essere anche molto amiche, però avere punti di vista opposti che cozzano l'uno con l'altro. Assolutamente sì, infatti ogni tanto magari non abbiamo mai discusso, ne parliamo serenamente e arriviamo a un compromesso o una modifica di una scena, ma anche se in realtà siamo abbastanza sul binari paralleli, quindi devo dire che non abbiamo mai discusso su togliamo una scena, cambiamo qualcosa, siamo sempre rimaste molto tranquillamente d'accordo su questo. Vediamo quando riusciamo a scriverlo perché abbiamo fatto due capitoli, quindi è una cosa lunga, molto lunga. Con molta calma. Con calma, sì. Che tipo di lettrice sei, Marcella? Allora, se intendi come genere, a me piace leggere fantascienza, anche se trovare un buon libro di fantascienza è difficilissimo. Storici, appunto, i thriller e poi i saggi scientifici. Leggo soprattutto questi. Non leggo in generale romance contemporanei, anche se ne ho scritto uno, perché comunque non è nel mio genere. Ne ho scritto uno, ma non è il mio genere di lettura, a meno che, non lo so, è magari una persona che conosco particolarmente oppure mi interessa perché. E leggo in metropolitana, quindi ho l'ebook, quindi ho il lettore Kindle, quindi leggo lì, e leggo la sera prima di andare a letto. Durante la giornata non riesco quasi mai. Se leggo, leggo delle riviste. Cioè, mettersi sul divano a leggere per ora non riesco con gli impegni. Però adesso che sono a casa dalla scuola, magari riesco a farlo, non so. Ti andrebbe di consigliarci tre titoli, uno di fantascienza, uno di storici e uno di saggi scientifici, perché comunque è anche giusto conoscere questa branca Sì. della letteratura. Allora, di fantascienza avevo letto un bellissimo libro che adesso ho prestato un'amica, quindi non ho qua da far vedere, che si intitola Abisso. Non ricordo assolutamente purtroppo lo scrittore. Però Abisso, se uno va a cercarlo su Amazon, la trama è ambientata ovviamente a 3000 metri sotto il mare e c'è questa cosa un po' strana, quindi non è Abyss, che è il film famoso, diciamo che è simile perché si tratta sempre di qualcosa di misterioso negli oceani, però questo Abisso poi ha una trama molto diversa. E questo è molto bello, mi è piaciuto tantissimo, l'ho letto infatti 2 o 3 volte perché è un'idea geniale, secondo me, molto più degli extraterrestri di Abyss sott'acqua. Poi mi hai detto, scusa, un saggio scientifico. Beh, quelli di Stephen Hawking sicuramente, quelli posso consigliarli tutti quelli. E l'altro mi hai detto, scusa, uno storico? Uno storico, mi hai detto? Sì, è uno E storico. sto pensando, uno storico, ho letto quelli in realtà della mia editrice della letteratura di romance, che è Simona Frio, che è una che scrive storici, e ho letto l'ultimo suo che ho letto era Maga Muliere, se mi sembra il titolo, una roba strana, che è molto bello perché è un thriller, tra l'altro, storico ambientato nel Medioevo. Quindi sicuramente posso consigliare quello,
che è molto, molto interessante, è scritto molto bene. Lei è una, vabbè, facendo la direttrice editoriale, è una brava, quindi mi piace leggere anche alcuni suoi libri, visto che lavoriamo insieme ai miei, quindi posso consigliare quello. Se no, i libri della Wodie Wiest, la famosa scrittrice degli anni Ottanta, che non so se ci sono ancora in giro, però forse qualche titolo sì, bisognerebbe cercarli. Adesso ne ho qua nella mia libreria, però sto guardando se li vedo da far vedere, ma non li trovo perché sono tutti ammassati uno sull'altro. Com'è nata la tua passione per la lettura? Non lo so, io ho sempre letto da quando ero bambina. Un po' mia mamma, forse, che anche lei è una grande lettrice, lei ha sempre letto, e quindi mi ha trasmesso un po' questo. E quindi io ho sempre letto. Non ho mai concepito di andare a letto senza un libro da leggere o di fare un viaggio senza avere qualcosa da leggere. Quindi io ho la casa con, per poco che ci stanno, un po' di tanti libri, ma mi ricordo che li prendevo in biblioteca, che ero abbonata a quei libri che dovevi comprarmi un tot al mese, quindi li compravo. Ho sempre letto, mi è sempre piaciuto e quindi ho sempre immaginato delle storie da poter scrivere, che alla fine poi, per fortuna, sono riuscita a scrivere, ispirandomi magari ai libri che mi piacevano. Dacci un motivo per leggere i tuoi romanzi. Questa è una bella domanda, ma io cerco sempre di creare un po' di suspense, oppure di un po' di colpi di scena, un po' di personaggi fuori dalle righe soprattutto. Io non riesco, spero almeno, di scrivere o di leggere di quotidianità. Cioè la quotidianità va bene, ma secondo me fino a un certo punto. Nel senso, se io leggo un libro, devo leggere di qualcosa che succede molto particolare. Quindi cerco sempre di creare dei personaggi o che hanno dei lavori particolari o che hanno un carattere un po' particolare o che hanno fatto qualcosa di strano e di insomma mescolarli e di mettere anche magari qualche se riesco, qualche colpo di scena con un po' di suspense in qualche modo. Anche Roma Scontemporaneo in realtà ha una parte di diciamo di suspense perché succede un disastro sull'isola che non è lo tsunami, è un'altra cosa. E quindi c'è comunque una parte un po' tra il drammatico e il giallo, tra virgolette, perché se no li trovo un po' noiosi. Quindi per quello che mi piace leggere degli storici in cui ci sono degli spunti che magari vengono fuori, particolari, che uno non si aspettava. I thriller, perché ovviamente sono i maestri del suspense, e la fantascienza, perché lì è tutto inventato, quindi ti puoi aspettare di tutto, insomma, ecco, questo. Come fai a convincere un bambino a leggere un libro? Non ho a che fare con bambini perché insegno alle superiori in realtà e poi non insegno italiano, però forse gli direi che solo che puoi imparare a delle cose o puoi imparare a scrivere solo leggendo, che è un po' scontato, oppure se vuole immaginarsi qualcosa che non sia la televisione, il computer, eccetera, di provare a leggere un libro, che penso sia molto difficile in questo periodo, soprattutto i libri cartacei. Adesso però con la mia scuola sto cercando di, cioè cercando, prima che succedesse tutto questo, che le scuole chiudessero, fino a quando non sappiamo, di appunto far leggere agli studenti della mia scuola, d'accordo col preside e con le mie colleghe di italiano, il libro che ho pubblicato con la Mursia, Back dagli occhi azzurri, perché tratta dei temi, anche se è ambientato tra i dinosauri, però in realtà loro hanno anche scelto quelli della Mursia perché comunque parla anche di bullismo, di accettazione di sé, del diverso che viene discriminato solo perché è diverso, non perché ha fatto qualcosa di strano. E quindi ci sono dei temi importanti e molto attuali, anche se è ambientato 65 milioni di anni fa. Per cui l'idea era di fare una presentazione nella mia scuola e di darlo ai ragazzi, però adesso con questa storia speriamo di farlo a maggio oppure quando sarà. Però sì, quindi qualche cosa che magari leggere qualcosa che può essere usato nella loro quotidianità, perché il bullismo a scuola comunque è un tema che ricorre. L'accettazione di sé con dei ragazzini di 3, 14, 15, 16 anni. C'è questo problema, c'è ed è fortissimo, perché molti si vedono diversi, molti magari non sono accettati dai compagni. Quindi c'è tutta una serie di temi che per i ragazzini, per i ragazzi dei superiori è abbastanza, secondo me, centrato. Quindi vediamo, speriamo di riuscire a farlo. Che rapporto hai con gli audiolibri? Non li ho mai usati. Non li ho mai usati, non ho mai provato, però quando tu hai letto un pezzo del mio libro mi è piaciuto tantissimo, quando ho visto ho detto cavoli Rosanna è bravissima perché riesce a dare l'accento proprio ai personaggi,
No, non li ho mai usati, non li ho mai usati perché a me piace tenere il libro di carta in mano, in realtà, al di là del Kindle, che è comodo, però quindi no, no, non lo so. Ma penso che sia una buona cosa, insomma, se uno non ha voglia di sforzarsi o se uno ha un problema di occhi, magari che gli fa fatica a leggere, così. Però deve essere uno bravo, come sei tu, che gli dai proprio, insomma, un po' di anima ai personaggi, perché sennò diventa difficile. Quindi bisogna avere una certa capacità recitativa, credono, per poter leggere un libro a qualcuno che non lo legge ma lo ascolta. E a questo punto mi piacerebbe lasciarti uno spazio bianco da riempire con un messaggio che ti sta particolarmente a cuore e vorresti comunicare a chi ci ha ascoltato finora. Bene, vado? Sì. Sì. Niente, quello che io voglio dire è che non vi fermate davanti a una copertina di un libro, perché molti magari giudicano un libro da una copertina e secondo me non va bene. È vero che lo faccio anch'io, però mi lascio sempre poi qualche minuto per leggere la sinossi, la trama, prima cosa. E seconda cosa, cercate se potete di comprare anche i libri di noi esordienti, perché vi assicuro che non sto parlando solo dei miei, per amor del cielo, ma ci sono tantissimi autori esordienti che sono veramente molto bravi. Purtroppo magari i loro libri vengono messi da parte perché non si riesce a renderli tanto pubblici, perché magari sono piccole case editrici qui. E poi provare magari a leggere anche dei generi che non si leggono mai. La prima sono io che dovrei farlo, però lo do come consiglio a chi dice: vabbè, non mi piacciono i thriller, però provo a leggerne uno, vediamo un po' se cambia idea. Dovrei farlo anch'io con alcuni generi, però finora non l'ho fatto. Consiglio agli altri, magari lo farò, non lo so, vedremo. Se qualche magari persona che conosco scrive un libro che non è il mio genere, provo comunque a leggerlo. Chi volesse contattarti, dove può farlo? Ah, io ho una pagina Facebook che si chiama Nala Oyama, e dove è la mia Paola, la mia pagina autore, dove ci sono appunto quindi i miei libri. Quindi è su Facebook Nala Oyama, scritto con la Y, Nala Oyama. È un nome che uso così come pseudonimo, tra virgolette, anche se nei miei libri c'è il mio nome, non c'è uno pseudonimo. E E lì dove trovate possiamo... le informazioni. Scusami, ti ho Sì, interrotta. figurati. Dove è possibile acquistare i tuoi romanzi? Allora, sono tutti su Amazon e su IBS. E si possono anche prendere nelle librerie ordinandoli, ovviamente. Adesso la Mursa penso che abbia fatto delle copie cartacee, ma non so in quale libreria siano state messi. Quindi conviene ordinarli sempre su online, o appunto se uno ha una libreria comoda li può prendere in libreria ordinandoli, perché sono tutti libri che vengono venduti o come ebook, ma come cartaceo, ma su ordine, perché ovviamente degli scrittori esordienti non è che stampano 3.000 copie, giustamente. Stampano quelle che vengono richieste e quindi le trovate su questi due grossi store online. Ti va di riepilogarci i titoli dei tuoi libri, così almeno chi ci ha ascoltato li risente. Sì, allora i miei libri sono un romance contemporaneo che si intitola La vita di noi due, quindi che parla appunto di un uomo che ha un lavoro un po' particolare e che ha dovuto divorziare, insomma, c'è tutta una serie di suoi problemi. E poi alla fine incontra questa ragazza che lavora alle Maldive, quindi la storia si sposta lì, quindi ci sarà tutto uno svilupparsi del loro rapporto che è legato molto al lavoro che fanno entrambi, e quindi che sembra un po' un problema, che poi viene un po' risolto da quello che succede, che la natura decide che deve succedere. Poi c'è il vento del destino della Literati Romance, che appunto è un romance storico ambientato tra i Pirati dei Caraibi, quindi sfondo avventura, amore, battaglie, eccetera, eccetera. È molto lungo perché mi sembra che siano più di 400 pagine, quindi è un librone. E poi c'è Beck dagli occhi azzurri della Mursia, che è invece un fantasy favola ambientato 65 milioni di anni fa. Quindi per gli appassionati di animali, di dinosauri, di film Disney, ecco, questo lo posso consigliare. Il prossimo, che si intitola Oltre la guerra, uscirà in aprile, sempre con la Literati Romance. Quindi speriamo che esca in aprile o maggio, adesso vediamo quando riusciamo a terminarlo. Benissimo, Marcella, io ti ringrazio infinitamente, è stato un vero piacere conversare con te e conoscerti. Grazie. Grazie mille. Va bene, allora io ringrazio tantissimo te dell'opportunità delle domande. Alla prossima.
Alla prossima Marcella, grazie ancora e un caro saluto a chi ci ha ascoltato fino alla fine. Ci vediamo alla prossima chiacchierata semiseria. Ciao! Ciao, grazie.